Manifestazione conclusiva del progetto Sicurezza tenutasi nei giorni scorsi presso la sala polivalente dell'Istituto Falcone Scauda. Una collaborazione che va avanti già da tempo con l'Istituto INAIL di Napoli. Coinvolte 18 classi della scuola, le quarte e le quinte primarie dei plessi Conte Orsi, Scaramella, Scauda e le classi prime di scuola secondaria. Ciascun gruppo di classi guidato dagli esperti INAIL Gianpietro Perone Pacifico, Daniela Sorrentino e Rosario Crisci ha approfondito la conoscenza dei rischi e dei pericoli in casa, in particolar modo in cucina, le quarte primaria, la segnaletica dei presidi della sicurezza del fumo attivo e passivo, le quinte primaria, e tutti i vari tipi di dipendenze, dal fumo alle droghe, dall'alcol ai videogames e ai social e ancora il bullismo e il cyberbullismo, le prime secondarie. Voi avete fatto un lavoro stupendo e devo dire veramente con il cuore, io ho avvisato i miei colleghi, anzi ringrazio loro che loro hanno trattato questi temi e vi hanno dato questi input che è molto importante. Ringrazio di nuovo la preside, la maestra Fusco, tutti i maestri e ringrazio specialmente voi, grazie, grazie. Veramente siete stati encomiabili ragazzi, vuol dire che questi argomenti siamo stati capaci sotto certi aspetti insomma di farveli veramente incorporare diciamo tra virgolette. È stata una bellissima manifestazione, grazie, avete dimostrato appunto con i vostri lavori di aver fatto vostro tutto questo lavoro che abbiamo fatto insieme tra l'altro, e quindi per questo vi ringraziamo, grazie, e avete fatto veramente un bellissimo lavoro ancora. C'è poco da aggiungere, avete fatto tutto voi, è una maniera così sublime e bella e hai reso questi argomenti forse anche un po' noiosi nel quotidiano del nostro lavoro, ma le avete resi in una maniera così eccellente e veramente magari ce ne fossero scuole come le vostre, ecco. Vi ringrazio. All'evento hanno presenziato anche il responsabile della Protezione Civile Paolo Belfiore con un gruppo di volontari e in rappresentanza del comandante della Polizia Municipale di Zone, la dottoressa Luciano. Gli alunni hanno mostrato ai rappresentanti dei genitori intervenuti i loro lavori, slogan e pubblicità, cartelloni, brevi drammatizzazioni, video e poesie su vari argomenti, alcuni molto toccanti come il componimento sulle morti bianche e la semplice coreografia molto simbolica sul fenomeno del bullismo. Non sono mancati a chiusura della giornata i ringraziamenti della dirigente scolastica Maria José Abilitato con un appassionato discorso a tutti quelli che hanno reso possibile il progetto e soprattutto a tutti gli studenti nella convinzione che l'acquisizione di corretti stili di vita parta principalmente dai giovani per diventare lavoratori consapevoli del domani. Solo così potremo ritrovare il dolce gusto della vita. Avete trattato, ragazzi, un argomento difficile. Avete trattato un argomento su cui la scuola, la famiglia, la società ci sta scommettendo. È una sfida forte, quella del bullismo, del cyberbullismo. Sapete bene, con alcuni di voi abbiamo parlato in maniera molto ravvicinata. Sono situazioni che purtroppo noi viviamo. Io vorrei che non rimanessero delle belle rappresentazioni, ma fossero concretizzate. Io confido in voi. Se veramente ci siamo riusciti, se veramente quello che abbiamo messo in campo è valido e va oltre a questa sala, a questa bella che diciamo ha dato la possibilità a ciascuno di esprimersi, ma tutto ciò che noi veramente faremo sarà la vera dimostrazione che tutto questo ci è servito. E allora i ringraziamenti vanno a tutti quanti per aver riflettuto sulla tematica e per fare in modo che davvero si realizzi quello che il cielo è sempre più blu, nonostante le problematiche, nonostante le situazioni che noi guardiamo, se tante volte non le guardiamo e non le vediamo neanche. Già vederle è fondamentale. Allora, se il cielo è sempre più blu per tutti, ma proprio tutti, allora sì che il nostro stare insieme di stamattina sarà servito. Grazie. Grazie.